Uno degli obiettivi della vostra associazione è quello di recuperare delle tratte ferroviarie spesso, diciamo, inutilizzate per incentivare soprattutto quello che è lo sviluppo turistico di alcune zone della nostra provincia. Sì, noi proprio ad Agrigento, in provincia di Agrigento, abbiamo una delle ferrovie più belle del pianeta, non lo dico io, lo dicono tutti gli amatori di ferrovie del mondo, che sarebbe appunto l'Agrigento Portempedo, che è il tratto iniziale di quella che era la Portempedo di Castelvetrano, una delle linee più panoramiche al mondo. Ferrovie Caso, sin dalla sua nascita, ha puntato il tutto per tutto nel recupero di questi tracciati per dare nuovo impulso anche all'economia della nostra provincia, incentivando il turismo. Quindi con questa sinergia tra il Comune di Portempedocle, la nostra associazione, Trenitalia, la Regione, la Camera di Commercio e l'Ente Parco, nasce questa iniziativa che permetterà a diversi bambini delle scuole agrigentine da qui ai prossimi mesi di poter viaggiare tramite l'Acragas Express alla scoperta della stazione ferroviaria di Portempedocle, alcune zone limitrofe della stazione ferroviaria di Portempedocle che sono degne di nota, e di andare direttamente nel cuore della Valle dei Templi in treno, con l'elettotreno, quindi un mezzo che non inquina, e accedere a luoghi che sono tra virgolette inaccessibili se non tramite il vettore ferroviario. Questa è un'opportunità per ribadire con quanto favore Trenitalia veda la valorizzazione del territorio e le iniziative che abbiano uno spessore culturale con una ricaduta soprattutto sulle giovani generazioni, una ricaduta positiva sulle giovani generazioni. La Camera di Commercio di Agrigento ha sposato un importante progetto che è proprio quello di riprendere, dare vigore a una tratta ferrata, diciamo, poco utilizzata, soprattutto per rilanciare l'aspetto turistico del nostro territorio. Sì, trasformarla da tratta ferroviaria a tratta turistica. La Camera di Commercio c'è, ci deve essere, è un ruolo quello di volere sviluppare il turismo ed esserci quando si parla di sviluppo turistico. Noi ci vogliamo essere sotto tutti i punti di vista e sotto tutte le forme. Questo è un territorio che deve parlare solo di turismo. Ha un valore simbolico questa iniziativa, ma anche un dato di prospettiva, perché come voi sapete la metropolitana di superficie è oramai una vicenda che è in fase molto avanzata, la regione sta definendo tutti quelli che sono gli atti propedeutici alle gare con Ferrovie dello Stato, gare che sono necessarie a rendere il tratto più sicuro ma soprattutto più veloce.